8 società di federazioni diverse, di discipline diverse, accomunate appunto da questo amore verso i valori dello sport. Le vogliamo elencare? Abbiamo nel canottaggio il Rowing Club Genovese, la Mulcarolo, abbiamo la società del nostro presidente del Panatron Junior, che è lo Sturla Pattinaggio, abbiamo l'associazione Bocciofilo Genovese, che compie 100 anni quest'anno, abbiamo la Metizia Lagaccio, lo Sci Club 3G e il GAM Cervino, e il tennis club Pegli 2, che sono, quindi come vedete spaziamo dal tennis allo sci, al canottaggio, alle bocce, al pattinaggio, variegata la situazione. Allora, attualmente il Panatron Club Genova ha una forza di 72 dirigenti sportivi o ex atleti, comunque tutta gente che ha un curriculum sportivo di grande spessore. Questa è un'iniziativa che ho iniziato quest'anno in modo organico, perché non diamo solo le patenti etiche, ma conferiamo consideriamo il numero di libri alla biblioteca Emanuele Scarpiello e presentiamo dei libri anche nel mondo sportivo, che vogliamo accomunare in questo caso sport e cultura, e credo ci siamo riusciti. Il prossimo incontro è quello tradizionale, la cena degli auguri tra i soci, e vi do un'anteprima, anche perché non ci sentono, un'anteprima la do, una sola, su due, daremo un premio alla carriera a un grande personaggio per me che è Barontini, lui non lo sa ancora, ma lo do in anteprima per gli amici. Un club genovese conta in totale circa 400 soci, attualmente abbiamo un centinaio di giovani soci allievi, una ventina sono atleti junior, ne abbiamo altrettanti nella categoria ragazzi, abbiamo molti allievi e cadetti e poi abbiamo gli inossidabili master, che sono anche quelli che diciamo portano avanti in gran parte come consiglieri l'attività della società. Siamo onorati di questo riconoscimento, soprattutto perché pensiamo che possa essere un'ottima base di partenza per i tanti ragazzi giovani che abbiamo, quasi un centinaio, perché oltre a insegnargli l'arte del remo, anche sensibilizzarli ai valori dello sport, dello stare insieme, del rispetto, e questa patente etica è sicuramente uno stimolo per tutta la società, per i dirigenti, per gli allenatori a proporre più intensamente questi valori. Ovviamente è stata una stagione incredibile, sicuramente i titoli vinti da Matteo e Paola sono arrivati a conclusione di questa stagione importante, però ci tengo anche a menzionare il settore giovanile della nostra società, che quest'anno è stato veramente molto in crescita. Abbiamo avuto dei piazzamenti importanti nei primi 5 posti del campionato italiano, su 70 atleti per categoria già selezionati dai vari campionati regionali, di atleti anche al primo anno di categoria, quindi insomma questo vuol dire che comunque abbiamo un seguito, che le nostre stelle, che sono Paola e Matteo, sono un punto veramente di riferimento per tutti i ragazzi più giovani che si avvicinano al nostro sport e che ci stanno seguendo da qualche anno. Amicizia Lagaccio sotto i riflettori, la patente etica del Panatron, Diego Grillo, una grande soddisfazione? Sì, una bella soddisfazione, soprattutto perché, come ho detto prima, durante la premiazione noi siamo in prima linea tutti i giorni in questa battaglia per stare vicino ai ragazzi, tirarli su, tirarli fuori dalla strada. Il quartiere è quello che è, quindi le strutture sono quelle che sono, come ha detto Ottonello, il presidente del CONI, se si riesce a ottenere qualcosa dalle istituzioni è meglio, perché col volontariato ce la facciamo fino a un certo punto. Voi esprimete a chiare lettere la faccia pulita del calcio con quella bellissima manifestazione, i bambini per i bambini. Sì, che quest'anno arriverà al 16° anno consecutivo, abbiamo intenzione di farla ancora più grande, visto che adesso potremo usufruire del nuovo campo a 7, quindi ci saranno ancora più partite, e tra l'altro c'è un'idea che coinvolgerà anche strutture extracomunitarie per fare insieme a loro un torneo insieme, stare insieme, il titolo dovrebbe essere questo.